Il libro, nient'altro che la verità, ammette che c'è un problema nella declarazio. Questa è la soluzione presentata. Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia, utilizzando due sinonimi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, eccetera. Perciò Benedetto XVI ha privilegiato il concetto di ministerium. Col termine privilegiato, il libro intende le tre volte che Benedetto XVI ha utilizzato ministerium rispetto alle due volte che ha usato munus. Dunque, il libro fornisce la spiegazione a questo problema. Invece, da 10 anni, il problema della declaratio è l'affermazione di Benedetto XVI: declaro me ministerio, da ministerium servizio, renuntiare. Come si vede, il problema non è quante volte Benedetto XVI ha utilizzato munus e quante volte ha utilizzato ministerium, ma per quale motivo ha scritto ministerio renunziare anziché muneri renunziare, come richiesto dal canone 332 sezione 2 per la sua applicazione. Dunque, il libro Nient'altro che la verità è fuggito dal problema, inventando un nuovo problema e rispondendo a questo. Contraddizione. Più di così. Ehi, scopriamone alcune. Marzo 2023. Premessa storica. È da ricordare che Benedetto XVI, in ben 10 anni di papato emerito, non ha mai specificato nulla riguardo al testo della declaratio. Certo, nei libri con Peter Sewald, nelle conversazioni con Odifreddi, in qualche intervista, ha parlato delle dimissioni, ma non ha mai spiegato qualcosa del testo della declaratio. E nemmeno del papato emerito. Anzi, le risposte sono state evasive. Vesto di bianco perché non ci sono altri vestiti. Tra l'altro, una risposta ripresa anche dal libro. Il messaggio di questo suo silenzio sulla sua dichiarazione è che non è necessario alcun chiarimento per comprenderla, che è sufficiente leggere una traduzione fedele dal latino, che faremo in un'altra indagine. Pertanto, questo libro, proveniente da uomini del Vaticano, fornendo delle spiegazioni del testo della declaratio, si pone contro Benedetto XVI, l'unico interessato a far eventualmente conoscere nient'altro che la verità. La verità è nella declaratio e nei 10 anni di papato emerito. Non c'è bisogno di libri. L'affermazione del libro Nient'altro che la verità. Dopo l'indagine precedente su Gaswein, qua sopra, a partire da questa saranno indicati dei generici autori del libro. È molto probabile che Gaswein abbia fornito il materiale solo per i primi 6 capitoli, mentre che il resto del libro sia opera di altri autori, il tutto messo insieme da Saverio Gaeta. Andiamo a vedere l'affermazione del libro. Questo è il brano su Munus e Ministerium ricavato da una schermata video di un canale che ha acquistato l'ebook. Leggiamo cosa si sono inventati gli autori. Pagina 279 del libro Nient'altro che la verità. In realtà Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus. Ma Benedetto, essendo di formazione un teologo,
mise anche in questo caso in campo la propria competenza. La parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei tria munera, cioè la partecipazione di tutti i fedeli alla triplice funzione di Cristo, sacerdotale, profetica e regale. Però il teologo Ratzinger non concordava con la tesi che rinveniva nei padri della Chiesa e anche nel catechismo del Concilio di Trento i fondamenti della dottrina dei tria munera. Lui riteneva invece che la teologia classica fosse estranea a questa teoria, fatta sostanzialmente propria per la prima volta dal magistero conciliare. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte nella tradizione teologica. Traducendo dal latino la dichiarazione, qualcuno ha forzato interpretazioni diverse, ma nessuno di noi, neanche il canonista Bertone, ritenne possibili equivoci reali. In ogni caso, percependo qualche segnale di osservazioni in tal senso, nell'udienza generale del 27 febbraio, Benedetto XVI chiarì ad abundantiam, cioè in eccesso, in sovrabbondanza, utilizzando appositamente la parola officio, con cui il codice di diritto canonico traduce in italiano il termine munus. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma... La schermata video finisce qui, ma l'argomento è sostanzialmente concluso. L'affermazione del libro si compone di 5 parti. 1. La sua soluzione ad un problema inventato. 2. Il ragionamento attribuito a Benedetto XVI, detta anche lettura del pensiero. 3. La conclusione. 4. La conferma autorevole, ma di parte. 5. La dimostrazione finale. Cominciamo a vedere queste 5 parti una per una. 1. La soluzione del libro ad un problema inventato dal libro stesso. In realtà, Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia, utilizzando 2 sinonimi. Il problema decennale. Allora, questa è la declaratio originale in latino fornita da Vatican.va. E questi sono i 5 punti dove sono presenti quelli che il libro definisce i 2 sinonimi. 2 volte la parola munus e 3 volte la parola ministerium. Il problema della declaratio, da ben 10 anni, è che non è possibile applicare il canone 332 sezione 2, che regola la rinuncia all'ufficio del papato. Se accade che il Papa rinuncia al suo ufficio, e in latino, si contingat ut Romanus Pontifex, muneri suo renuntiet. Parentesi, muneri è una declinazione di munus, che significa al munus. Precisamente, il problema è che il canone si riferisce al munus, ufficio, del Papa. Muneri renuntiet. Mentre la declaratio afferma la rinunzia al ministerium servizio del Papa. Declaro me ministerio renunziare.
Ministerio è una declinazione di ministerium, che significa al ministerium. La risposta del libro al problema secondo il libro. Invece, per il libro, forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus e non ci sarebbe stato alcun problema. Il che vuol dire pure che se avesse utilizzato unicamente ministerium, ci sarebbe stato un problema. Ossia, per il libro, il problema sarebbe che Benedetto XVI ha utilizzato due volte munus e tre volte ministerium. Allora risponde a questo problema con la motivazione dell'eleganza stilistica. In realtà Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Da cui si ricava che Benedetto XVI avrebbe utilizzato due volte munus e tre volte ministerium per non ripetere cinque volte la stessa parola. Insomma, secondo il libro, Ratzinger l'avrebbe fatta semplicemente un po' più complicata. Ma per il resto, nessun dubbio sulla rinuncia al papato e soprattutto sulla legittimità del conclave del 2013. Beh, cosa rispondere? Se tutto si basa su un equivoco stilistico, Benedetto XVI ha avuto 10 anni per chiarire questo equivoco, da lui generato per un banale motivo stilistico. E non ce n'è stato bisogno. Altra osservazione. Gli autori del libro non spiegano come facciano a sapere esattamente ciò che Benedetto XVI volle 10 anni prima. In realtà Benedetto volle eccetera. Come fanno ad affermarlo? Si spera che l'abbiano scritto precedentemente. Tuttavia, questo è solo l'inizio delle letture del pensiero di Benedetto XVI effettuate dal libro. 2. Il ragionamento attribuito a Benedetto XVI. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza. Innanzitutto, la punteggiatura è volutamente errata. Prima del ma andava una virgola al posto del punto, ma hanno volutamente messo il punto per esagerare la differenza tra il papa canonista e il papa teologo. Dopo che il libro, nient'altro che la verità, ha affermato che Benedetto XVI volle non ripetere la stessa parola per motivi stilistici, adesso è però costretto dal vocabolario a precisare che la sinonimia tra munus e ministerium esisterebbe solo dentro la testa di Benedetto XVI, a motivo della sua formazione teologica. Dunque, che sarebbe inutile contestare il conclave del 2013 con qualunque vocabolario di latino o col codice di diritto canonico, i quali infatti indicano due significati differenti per munus e ministerium. L'unica possibilità di contestare l'interpretazione del Vaticano sulla Declaratio è quella di comprendere i ragionamenti teologici di Ratzinger. Ma questo possono farlo solo coloro che lo conoscevano bene. Perciò, per comprendere il caso munus ministerium presente nella Declaratio, occorrerebbe fidarsi solo di questi conoscitori del pensiero di Benedetto XVI, ossia gli autori del libro Nient'altro che la verità. Infatti, il libro prosegue con una ricostruzione dei presunti processi mentali che Benedetto XVI avrebbe compiuto prima di scrivere la Declaratio,
i quali portano il lettore lungo un percorso che, guarda caso, inizia con l'ipotesi del Papa canonista e termina con la rassicurazione del canonista Bertone. Neanche il canonista Bertone ritenne possibili equivoci reali. Come a dire, fidatevi di noi, il canone 332 sezione 2 può essere applicato alla declaratio e il conclave del 2013 è stato legittimo. Purtroppo per il libro, questo canonista reale, non ipotetico come il Papa canonista, è un cardinale che ha partecipato al conclave del 2013, dunque in conflitto di interessi con la legittimità di esso. Infatti è strano che in questo mondo ecclesiale, dove abbondano i titoli come Monsignor, Sua Eccellenza, Sua Eminenza, non abbiano scritto il canonista Cardinal Bertone. Lo capisco. Altrimenti anche qualche legittimista di Bianco Bergoglio sarebbe riuscito a pensare qualcosa di male. Il Papa canonista agirebbe in un modo, mentre il Papa teologo agirebbe in un altro. Il libro inizia la ricostruzione dei ragionamenti di Benedetto XVI con un confronto ipotetico tra papi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus. Innanzitutto ha iniziato il confronto con la parola forse. L'ha fatto per minimizzare l'autogol inevitabile della sua affermazione. Infatti, se avesse scritto un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, senza il forse, il lettore avrebbe acquisito un criterio sicuro per giudicare autonomamente la declaratio. Ossia, munus è la cosa giusta, tutte le altre possibilità sono sbagliate. Lo capisco. Altrimenti anche qualche legittimista di Bianco Bergoglio sarebbe riuscito a pensare qualcosa di male. Tuttavia, un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus? Forse sì, forse no. Ecco, questo è l'approccio di un testo che si propone come nient'altro che la verità. Che già a questo punto si può pensare forse la verità, forse no, forse è l'accomodamento della verità al risultato da ottenere, quello della legittimazione del conclave del 2013. Stop, prima parte. Anticipiamo la conclusione che riguarda l'uomo comune. Coloro che continuano a frequentare il Vaticano sono destinati a diventare i protagonisti del terzo segreto di Fatima. Il Vaticano è diventato la sede dell'inganno. Lo disse già Paolo VI nell'omelia del 29 giugno 1972, citando il fumo di Satana. Indagheremo anche questo. Da allora, dal 1972, le cose non sono migliorate. E oggi si è passati dalla Chiesa Cattolica alla Chiesa della Fratellanza Universale. 4 febbraio 2019. Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Il Vaticano è diventato la sede dell'inganno. Lo vedremo sempre meglio nelle parti successive. Alla seconda parte.